Salve bella gente, qui Gabriel, qui c'è un nuovo episodio di The Stanley Parable. Prima di iniziare a giocare volevo ringraziare tutte quelle persone che nei commenti mi hanno suggerito vari finali alternativi, in particolar modo The King of Justice 82 e Decked. Troverete anche i loro canali nella descrizione. Bene, per ora io vi avevo promesso che in questa puntata seguivamo tutto, tutto quello che ci diceva il narratore, proprio senza sgarrare di una virgola. Ma già noto una differenza. È tutto diverso qui. Io volevo fare le cose fatte bene, mi ha cambiato tutto! All of his co-workers were gone. Cos'è successo qui? Stanley decided to go to the... Non so cosa dire. Io questa volta mi sono impegnato per giocare bene e ora è tutto cambiato, scombussolato. Dov'è l'ufficio quello là con i tappettini, tutto color giallastro? Ehi! Narratore, non si fanno questi scherzi! Veramente! E adesso dove dovrò andare? Beh, penso per di qua. Vedo che c'è una porta aperta. Ok, ah, finalmente. Siamo di nuovo alla stanza con le due porte. Bene, stavolta dobbiamo seguire tutto. Lui mi dice di andare a sinistra, quindi noi dovremmo andare a destra. Ok, non faceva ridere. Andiamo a sinistra e seguiamo tutto. Bene. 412, 411. E questa è la sala delle riunioni. Mannaggia, ma siamo proprio sfortunati. Il capo forse mi dirà qualcosa, perché qua non c'è nessuno, nessuno che vuole parlare con il povero Stanley Forever Alone. Va bene. L'ufficio del capo mi pare sia qui. Hello, boss! I'm here! Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Il boss è sparito pure lui. Gli alieni l'hanno rapito. Who orchestrated this? What dark secret was being held from him? Sì. What he could not have known was that the keypad behind the boss's desk guarded the terrible truth that his boss had been keeping from him. And so the boss had assigned it an extra secret pin number. Extra secret, two, poi. 2 8 4 4 5. Però stranamente l'ho saputo. con la mia solida fortuna scopro tutto. Viva il capo che si strozza con la cravatta. Ok, entro quindi nel passaggio e preme il bottone rosso per scendere nelle profondità della fabbrica. Stiamo per scoprire il vero segreto. It was a stirring of emotion in his chest, sì, as though he felt more free to think for himself, to question the nature of his job. Why did he feel this now, when for years it had never occurred to him? This question would not go unanswered for long. Infatti, ora andremo a scoprircela noi la risposta. Stavolta niente errori, non divierò. Impianto controllo mentale. Mi sta osservando! Ecco come fa vedermi sempre. Alla telecamera, non mi ero accorto di lui. Spero di non essere nudo. Ok. Spremiamo il pulsante. Rose on an enormous room packed with television screens. What horrible secret did this place hold? Stanley thought to himself. Did he have the strength to find out? Anche qui dobbiamo premere il pulsante qui. Jump to life. Their true nature revealed. Each bore the number of an employee in the building. Ecco qua, c'è scritto qualcosa. Aspettate un secondo. Qui mi sono attrezzato. Questo non significa barare. È solo che volevo vedere cosa c'era scritto in quello schermo. Allora, mettiamo 20. Ecco, vediamo. Error, alert, 2 error, deep. Comment, error, deep, boom, boop. Please consult program. E cos'è, un UFO quello poi? Beep boop, honestly, do you know what's to like to put much detail into this thing? Vabbè, me l'hanno tolto mentre stavo leggendo! Mannaggia voi. Vabbè, torniamo normali. Comunque, chi voleva leggerlo l'ha letto. È tipo, ci stava trollando, che si chiedeva chi avrebbe letto una cosa così poco dettagliata. Va bene. This mind control facility, it was too horrible to believe, it couldn't be true. Sì. Had Stanley really been under someone's control all this time?
Was this the only reason he was happy with his boring job? That his emotions had been manipulated to accept it blindly? Blindly, no! No, io adesso scoprirò il vero segreto. He refused to believe it. He couldn't accept it. His own life in someone else's control? Never! It never. Was unthinkable, wasn't it? Was it even possible? Had he truly spent his entire life utterly blind to the world? Allora, la prova era qui, il cuore dell'operazione, l'area 51. Allora, tutto era in mano di questo posto. Stanley decided that this machinery would never again exert its terrible power over another human life. Questo era il posto dell'altra volta. E lui mi sta dicendo di spegnere il macchinario una volta per tutte. La scorsa volta avevamo messo il pulsante on e tutto era esploso. Boom! Ma questa volta, io ve l'ho promesso, noi spegneremo il macchinario, lo ascolteremo. Finora abbiamo sempre disobbedito, sempre. E ci è andata sempre male. Perciò ora premeremo off una volta per tutte, spegneremo questo macchinario e scopriremo cosa succede se l'abbiamo ascoltato per tutto. Strani suoni. Blackness. Sembra di star su Marte. And a rising chill of uncertainty. L'ignoto. Yes. He had won. Ho vinto, non ci credo. Unshackled himself from someone else's command. Freedom was mere moments away. And yet, even as the immense door slowly opened, Stanley reflected on how many puzzles still lay unsolved. E in effetti non è me che abbiamo scoperto tutti gli enigmi, eh? How had he been freed from the machine's grasp? What other mysteries did this strange building hold? But as sunlight streamed into the chamber, e mi prendo una bronzata intanto. This mattered to him. For it was not knowledge or even power that he had been seeking, but happiness. La felicità. Perhaps his goal had not been to understand, but molto, to ha un senso a questa fine. No longer would anyone tell him where to go, what to do, or how to feel. Whatever life he lives, it will be his. And that was all he needed. Guardate che roba. It was perhaps the only thing worth knowing. Guardate che Stanley stepped through the open door. Stanley mise fuori il piede dalla stanza, ma siamo sicuri che non è un ultimo inganno? E se tornassi sui miei passi e andassi indietro? Oh, sto scherzando. Andiamo fuori. Ci fidiamo. Dai, all'aria aperta, dai. Stanley felt the cool breeze upon his skin, the feeling of liberation, the immense possibility of the new path before him. This was exactly the way, right now, that things were meant to happen. Ah. And Stanley was happy. Finalmente! Ok, penso che sia tutto. Questo era il vero finale di The Stanley Parable, il finale felice. Il finale è di quello che sarebbe successo se tu ascoltavi tutto quello che diceva il narratore. Noi l'abbiamo obbedito tutto per tutto perché lui in realtà aveva preparato tutto questo per noi. Questa era la nostra fonte della felicità, seguire quello che diceva il narratore. E abbiamo ottenuto la cosa più importante, la felicità. Va bene. Io penso che questo sia tutto per questo episodio di The Stanley Parable. Ci sono ancora alcuni finali, mi pare ancora tre finali diversi da questo che potremo vedere. Fatemi sapere nei commenti se volete vederli e io vi do appuntamento al prossimo episodio di The Stanley Parable. Ciao ragazzi!